L'Open Day è un momento di comunicazione della scuola, nel senso molto semplice: devo andare in un posto, cosa troverò in questo posto, cosa ci trovo in questa foresta? Vengo a curiosare cosa mi aspetta. È un po' un biglietto da visita della scuola ed è un momento anche di salto in avanti. Insomma, nell'Open Day puoi comunque annusare cosa andrai a fare da grande. Ogni marca è autorizzata a parlare dal suo territorio di comunicazione, quindi si possono fare degli errori importanti. Una buona scuola ti dovrebbe dare le basi per non fare questi errori. L'importante è sempre cercare di avere questa visione dall'alto. Una scuola ti porta ad andare più in alto, a ragionare più in alto. Quando sei più in alto, vieni più lontano. Serve a qualsiasi persona per trovare il look che più la valorizza ed esalta i punti forti della silhouette. La consulenza d'immagine può essere ovviamente rivolta alla persona, ma anche alle aziende, in questo caso ai dipendenti dell'azienda che rappresentano l'immagine stessa dell'azienda. Questa professione la si può imparare attraverso i nostri corsi, ad esempio in Accademia del Lusso, che sono proprio corsi rivolti a chi intende entrare a far parte di questo mondo, perché ama il mondo moda, ma non solo per quello che è la parte legata all'esteriorità, ma appunto un mondo dove c'è la possibilità di aiutare il cliente, in questo caso, ad individuare l'immagine per una professione, ad esempio, per avere un'immagine più convincente da un punto di vista professionale. Gli sbocchi professionali nel mondo della consulenza d'immagine oggi sono moltissimi, proprio perché si può lavorare nella consulenza d'immagine sia come liberi professionisti, sia a contatto con agenzie di immagine e comunicazione, sia per le agenzie di pubblicità. Ci si può rivolgere direttamente anche ad aziende, sempre come liberi professionisti, per curarsi dell'immagine delle aziende. Dipende poi ovviamente dagli orientamenti professionali che si scelgono. L'importante è individuare il proprio network di conoscenze. Imparare in una scuola perché servono comunque delle competenze, non ci si può improvvisare, ahimè purtroppo oggi ci sono molte persone che si improvvisano consulenza d'immagine perché magari hanno acquisito delle competenze inerenti a questo settore in altri ambiti lavorativi, perché comunque hanno già lavorato nel mondo moda, però è sempre meglio rivolgersi a una scuola per quantomeno integrare le proprie competenze e non perdere delle chance effettive di lavoro, per sapersi proporre, anche perché oggi i consulenti di immagine preparati cominciano ad essere molti, anche in Italia la richiesta è sempre più alta e frequente, e quindi è importante avere una vera e propria preparazione professionale.
L'utilità di un open day come quello di Accademia del Lusso è quello di far intendere ai potenziali interessati, quindi ai potenziali alunni, quali sono i contenuti dei corsi e quali sono per l'appunto gli sbocchi professionali di un consulente d'immagine, oltre a far capire cos'è una consulenza d'immagine. Da 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 da